Case e palazzi di Roma distano quanto basta a garantire pace e silenzio. Prima giornata intera di esercizi spirituali, oggi per Francesco e 70 collaboratori della Curia Romana, ospiti da ieri della casa del Divin Maestro di Ariccia. Farò quel che posso e dove non posso arriverà lo spirito, si è presentato il predicatore Padre Giulio Michelini Francescano. Tema delle sue meditazioni è passione, morte e resurrezione di Gesù secondo Matteo, che non sono una fiction. Tutto il pensiero cristiano crollerebbe se la morte di Gesù fosse stata solo apparente, come voleva invece un libro non troppo noto qualche anno fa. L'idea, infatti, è meditare Matteo cogliendo qua e là spunti da scritti di vario genere e autore, che siano capolavori letterari o articoli di giornale, seguono domande per l'esame di coscienza con cui personalizzare il tutto. Tanto per iniziare, chiede Padre Michelini, nella nostra vita c'è qualche ritirata strategica per non seguire fino in fondo il Signore? Rientro previsto a Roma venerdì, fino ad allora l'agenda del Papa è vuota, invece a Milano fervono i preparativi della visita papale del 25 marzo. Dato che Francesco pranzerà in carcere a San Vittore, oggi il Corriere della Sera anticipa le lettere di alcuni detenuti. Grazie per ogni passo che farai qui dentro, scrive Massimo. Vorrei poter tornare bambino, gli confida Alfredo. La sofferenza più grande di tutti è il dolore causato alla famiglia, scrivono anche musulmani. Tu non fai distinzioni, perciò, chiede Mustafa, prega anche per noi.